Buonasera da Peppe Di Giovanni e Manuel Busetta, che vi racconteranno il penultimo atto di questa apertura Inter School 2011-2012, Galacticos Borrachos, la finale di Serie B. Due squadre, Manuel, dal cammino praticamente simile, quasi uguale, perché sono partite malissimo in questa Serie B. È una grandissima rincorsa che le ha proiettate rispettivamente al terzo e al quarto posto, le ha portate poi, dopo aver superato nel turno di semifinale, diciamo playoff, prima i Galacticos, i Sevenup, i Borrachos, i Bulla Boys, sono arrivati a quest'ultimo atto. Nei precedenti c'è una vittoria per parte, ultima quella dei Galacticos con un 8-2 roboante nell'ottava giornata di campionato. Poi i Borrachos si inanellarono 5 vittorie consecutive, due squadre dal potenziale offensivo straordinario. Nei Borrachos abbiamo Lascari, abbiamo Cavoli, abbiamo Mariolo, che è l'uomo che ha cambiato la stagione un po' in parallelo con Fantauzzo nella portopalo, diciamo Mariolo, l'uomo che ha fatto svoltare la squadra. Dall'altra parte c'è Bonferraro, quarto al pallone d'oro e miglior attaccante della Serie A. Il tuo pronostico è la Serie B. Il tuo pronostico, Manuel? Ma questo è un pronostico difficile, perché secondo me le squadre sono pari a tutto, anche i numeri penso che parlino chiaro. Terzi i Galacticos, quarto i Borrachos. È una finale difficile, secondo me è difficile appunto pronosticare una vincente. Io auguro un grosso in bocca al lupo a entrambe le squadre e speriamo che lo spettacolo ci sia. Lo penso anch'io, Manuel, forse la finale dei playoff di Serie B più equilibrata della storia del nostro torneo, e ci sentiamo fra qualche minuto quando inizierà la finale. 1-2 fra Castelli e Bonferraro. Vai, Manuel. I Galacticos, diciamo, la scorsa clausura, pardon, sì, persero la finale. Con i De Buldo che ai calci di rigore. Quindi Morello, la deviazione, la difesa, poi Bonferraro si inserisce con l'opportunismo del grande attaccante, non riesce però la sua botta con l'esterno del destro a inquadrare la porta. Sì, abbiamo visto qualche occasione da rete, ma questa sicuramente è stata la più pericolosa targata da Walter Bonferraro. Intervento di Griffo su Cavoli, il poderoso Griffo, il destro che finisce sul fondo, ma questo è tutto Giovanni Griffo in una sola azione. Lui con la voglia, con la potenza, sradica il pallone dei piedi di Cavoli e si presenta davanti ad Albano, mandando fuori in questo caso. Sì, sono partiti alla grande, ora i Galacticos hanno lasciato giocare i Borrachos e adesso è l'ora dei Galacticos, prima con Bonferraro e poi con Griffo. Tra l'altro i Borrachos sono una squadra che tende a fare la partita, quindi Manuel, possiamo dire che quando perde il pallone si espone a contrapiedi come questo con Morello, che aveva rubato il tempo a Mariolo e ad Albano, ma non è riuscito a inquadrare la porta per la più grande occasione della partita. Al quinto minuto di gioco firmata Massimiliano Morello. Ma qui i Borrachos si stanno andando un po' lo sbando, troppi regali concessi ai Galacticos. I tifosi sono accorti che i loro beniamini stanno soffrendo, infatti hanno innalzato cori per loro. Davanti la sfera, Cavoli su di lui, apertura verso Aurea, adesso il sole ci ha abbandonato, fortunatamente c'è più visibilità. Morello, vola Albano, spettacolare parata di Ciccio Albano, che vola con la mano di richiamo e mette in calcio d'angolo. Mamma mia, sicuramente avrebbe avuto la Red Bull prima Albano con questo volo. Attenzione. Bella palla di Aurea per Griffo, che anche la porta col sinistro, in questo caso arriva scordinato. Lascari, la mette giù sul destro e arriva Nicole con due pallone. Lascari che si gira con troppa facilità. I Galacticos qui dormono e aspettano la giustizia fatta da Lascari. Ma qui ha avuto troppa libertà il barone. Io lascio spazio ai tifosi. Il giustiziere Lascari porta in vantaggio i Borrachos. Sentenza Lascari, mette i puntini su lei. Si pensava appunto che Galacticos potessero da un minuto all'altro ottenere il vantaggio. E campo per Magnaci! La palla finisce sul fondo dopo la deviazione di Gianmalvo. Scusa Manuel. Hai fatto bene a interrompere, perché qui i Borrachos, i Galacticos stanno concedendo troppi regali. E Natale è passato da parecchio tempo. Tra l'altro c'è poca pressione sui portatori di palla. Non so se sei d'accordo. Sì, tutta chiusa. Lascari contro Aurea, questo non è un duello da proporre. Aurea non è un difensore, non può marcarlo lui. Palla per Castelli, che carica il destro, e ancora Albano in stile perfetto, sempre con la mano di richiamo, quella di cui si fida, mette in fallo da terra. Guarda la maglietta, cioè gli manca solo la mantellina rossa per essere Superman, guarda. Maniaci, bella palla per Mariolo, ancora Mariolo, sbuscia in mezzo a tre, Mariolo come alla PlayStation, Savoca, e poi l'intervento di Gianmalvo che evita il 2-0 dei Borrachos, ma Mariolo strepitoso. Peppe, da qualche minuto i Borrachos stanno esprimendo grande calcio, poco fa Mariolo ha dato una bellissima palla per Savoca a seguito di una serpentina straordinaria. Era veramente da PlayStation, permettimelo io. Bonferraro, punta, ancora Bonferraro,
contro Magnaci, ancora Magnaci, mamma mia. E tu? Sta tenendo la baracca da solo lì dietro. Morello per Massimiliano Morello che si gira sul destro, ancora Roberto Morello, Magnaci, un prodigio! E poi Morello non ha più il tempo per calciare, un miracolo di Magnaci che salva il risultato con una scivolata da Superman. L'avevamo detto che quest'uomo che sta adesso soffrendo, ha avuto forse una botta al naso, sta tenendo là dietro la baracca da solo. Ha rischiato il giallo sull'inizio di Mario, sul Mariolo. L'arbitro ha fatto continuare a giocare, ma seguiamo questa punizione, forse l'ultima occasione del primo tempo parte. Cavoli! Lo scavetto! Il cucchiaio di Cavoli! E l'intervento di San Malvo in calcio d'angolo provvidenziale. Ma che genio è! Certo, fare uno scavetto a calcetto è davvero roba da pazzi. Solo un uomo è riuscito a fare un gol a scavetto. Indovina chi? Ancora Mariolo, alla fine si libera della sfera, la offre a Magnaci, incontra di Lascari, bella giocata di Lascari con sinistro! Che gol bellissimo del barone di Andrea Lascari! Il pubblico è ancora una volta ai suoi piedi con il sinistro, buca già Malvo, dopo un gioco di prestigio, il raddoppio dei Borraccio. Io non dico niente, faccio parlare i tifosi, eh? Adesso una cosa la dico e dico che il barone oggi davvero paura non ne ha, paura non ne ha, e lo sta facendo vedere a tutti. Castelli qui lo evita, prova ad andare Castelli, il tunnel su Cavoli, Castelli prova a suonare la carica larga, ma Magnaci chiude, un immenso Magnaci, serve Lascari, può tentare il capo, mette a sedere Gianmalvo, il campo è finito e il Borraccio fallito il McFarry, cerca il pallone, pallone messo dentro lì, Alvaro 3 contro 1, Mario la porta avanti il contropiede, lui è un contropiedista, Cavoli! Contropiede perfetto! Come insegnano a scuola calcio e Mariolo! Lo può insegnare a chiunque come si porta avanti il pallone e poi lo appoggia a Cavoli e il suo sinistro patato non può sbagliare un gol così facile. 3-0 per il Borraccio. Tutto in discesa adesso per il Borraccio e in fondo con la discesa io vedo un traguardo chiamato A. Aurea col sinistro! Fotografia del momento dei gol. Sì. Hanno veramente messo il sonnifero su questa partita. Savoca con la punta! Un gioiello di Gigi Savoca che ha aspettato il momento propizio. KO tecnico dei Galacticos! Possiamo dirlo, Manuel. I Borrachos volano verso la promozione in Serie A. Savoca chiude i battenti e manda la sua squadra in Serie A 4-0. E ormai c'è poco da raccontare perché Borrachos aspetta con le tattiche finali. Castelli interviene bene, ancora Castelli insiste, lo rincorre Mariolo, Castelli per Morello che qui va per conto suo, anticipa e palle per Lascari che non riesce a chiudere la partita. Attenzione, giallo intanto per Aure. Dai Giovanni, dai, dai. Rosso. Incredibile. Chissà che è successo. Rosso per Castelli. Cavoli. Magnaci. Mariolo per Lascari che non riesce a uccidere Gianmalvo che resta a terra e poi Lascari sbaglia il tapping. Lascari che se ne vuole la tripletta personale. Nel viso la raggiungerà perché ormai l'intervento di Cavoli su Aurea 2 contro 0, Cavoli per Lascari con la squadra buona e profeta 5-0, pochissimo dei Borrachos e adesso anche Lascari, Magnaci per ufficio, ma Lascari può portarsi a casa il pallone con le firme dei giocatori. Si giocheranno il pallone, si lo scambia con Griffo, con lo stesso Griffo, palla sul mancino, i Borrachos continuano a essere chiusi, non concedono nulla nemmeno in questa situazione di punteggio. Magnaci si tuffa sul tentativo di Bonferraro e Mariolo poi scuscia via, 2 contro 1, Mariolo per Cavoli, Mariolo è largo, Cavoli sbaglia, poi colpisce il palo dopo l'indecisione di Gianbalbo, mamma mia, porta vuota, Mariolo per Savoca, insistono i Borrachos, Savoca si dimentica il pallone contro Griffo che lo mette giù, calcio di punizione per i Borrachos. Questo secondo me è il palo colpito da Cavoli, è la nota stonata. Sì. In una giornata perfetta di quella dei Borrachos. Una delle finali ci aspettavamo, avevamo detto la più equilibrata nella storia del nostro torneo, mentre Griffo prova a suonare la carica, a stirare il gol della bandiera, ma Albano c'è gloria anche per lui. C'è gloria anche per Albano. Ancora Albano, poi il rimpallo con la palla che schizza, termina fra le braccia di Albano a cercare Cavoli, a vuoto Morello, Cavoli, ancora Cavoli, Pippo Cavoli per il 6-0
1-0 dei Borrachos, che hanno giocato su un parquet questa finale, sul velluto, il 6-0 che castiga i Galacticos e li boccia nettamente alla prova di maturità. E a questo punto è tra Maniaci e Lascari, anche Cavoli vuole il pallone. Ma starà a calciare dritto per mettere in serie difficoltà Albano, che comunque è pronto alla conclusione di Carlo Aurea. Albano! Nemmeno le briciole! Mamma mia! Super borraccio oggi! Morello per Griffo! Altissimo! Allora per Cavoli. Cavoli per Mariolo. Largo ancora Lascari. Rabona per Cavoli! Che spettacolo dei Borrachos! 7-0! Mamma mia! La Rabona meglio di Aquilani qualche anno fa! E poi segna anche lui l'hat-trick, Filippo Cavoli. E a questo punto standing ovation per tutti i Borrachos che escono in grande stile da questa finale. 7-0. Peppe. Signor Cultrona. Per me questi Borrachos, visto per quelli che hanno fatto vedere oggi, hanno vinto pure lo scudetto. Sì. Questo qua dei Galacticos. Una partita senza storia. Però ricordi, non macchia sicuro. Cioè, ovvero, dobbiamo premiarle anche per l'ottimo campionato. Ancora per Lascari che mette a sedere Giambalvo. Lascari scherza con Morello. E poi pecca di presunzione di volando sul gol dell'otto. Questo qua dei Galacticos. Una partita senza storia. Però ricordi, non macchia sicuro. Cioè, ovvero, dobbiamo premiarle anche per l'ottimo campionato. Ancora per Lascari che mette a sedere Giambalvo. Lascari scherza con Morello. E poi pecca di presunzione di volando sul gol dell'8 a 0. E poi se arriva anche l'8 a 0, tutti a casa. Griffo. Ancora Griffo ha il merito di lottare, Giovanni Griffo. Palla per Bonferraro. Albano con una parata superlativa. E dopo questa Cultrona decide che deve finire qui il calvario dei Galacticos e comincerà la festa dei Borrachos, che dopo una rincorsa strepitosa accedono alla prossima Serie A, clausura 2011-2012. Una scalata pazzesca quella dei Borrachos, culminata con un 7-0 incredibile che ha rispedito al mittente tutte le prospettive benevole dei Galacticos. Borrachos che giustamente vanno sotto la curva a esultare dall'uomo in più, da un pubblico meraviglioso che li ha trascinati verso questa promozione e si candidano ad essere grandi protagonisti della prossima Serie A. Un saluto da Peppe Di Giovanni e Manuel Busetto e ci risentiamo fra qualche minuto perché siamo pronti per la grande finale. Grande appuntamento.